Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di due nuovi manga usciti recentemente. Due numeri uno di nuove serie uscite qua in Italia. Io ovviamente ho preso i primi numeri per farmi un po' un'idea e oggi vi racconterò che cosa ne penso e se ho intenzione di continuare queste serie o meno. Iniziamo dalla prima, visto che si tratta di una miniserie, infatti saranno soltanto due volumi, ed è I gatti del Louvre, di Taiyo Matsumoto, edito J-Pop, al prezzo di 20 euro. Innanzitutto devo dire che non mi aspettavo un fumetto così grande. Quando era stato annunciato mi immaginavo più un fumetto di queste dimensioni, quindi è stata una grandissima sorpresa. Come si può facilmente intuire dal titolo, ci troviamo sì a Parigi, al Louvre, e sì, i protagonisti sono anche un gruppo di gatti che vivono nelle soffitte del museo. Dico anche protagonisti perché in realtà seguiamo non soltanto la vicenda di questo gruppo di gatti, ma anche di chi lavora nel museo, in particolare di una guida e dei guardiani notturni. Uno di questi è estremamente legato a un gruppo di gatti che vive, appunto, come vi accennavo, nelle soffitte. In realtà nel Louvre, già prima che diventasse un museo, era presente questa sorta di colonia felina. E adesso invece sono costretti a nascondersi perché non bene accetti. Quindi diciamo che sono uno dei tanti segreti del guardiano notturno, perché infatti la sua storia è intrecciata un po' al passato e alla sorella, ma non vi svelo di più. Una cosa infatti che mi ha sorpresa molto di questo fumetto è che è estremamente misterioso. Ogni personaggio, i gatti compresi, sembra avere un segreto. Pian piano che va avanti la storia, alcuni segreti diciamo che vengono a galla, altri rimangono un po' in sospeso e penso che verranno risolti poi nel secondo e ultimo fumetto. Ve lo dico già, ho intenzione di acquistare anche il secondo volume, uno perché appunto si tratta di una miniserie, due perché questo volume comunque mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto perché innanzitutto i protagonisti sono dei gatti, anche se il modo in cui vengono rappresentati non sempre mi ha convinta, nel senso, molto spesso sono rappresentati come in copertina, come dei normalissimi gatti. Quando però interagiscono fra di loro, vengono disegnati con una forma molto simile a quella umana, pur mantenendo dei tratti comunque felini, come la coda, le orecchie e i baffi. Questa cosa mi ha un po' turbata. Non so bene come spiegarlo, avrei preferito vedere interagire i gatti fra di loro nella loro forma pura felina e non in questo mix. Penso che mi abbia inquietata molto e da una parte posso capire questa scelta, perché aiuta senz'altro ad empatizzare forse di più con i personaggi, anche perché alcune delle questioni che vengono sollevate si avvicinano molto comunque alla realtà dell'uomo. Quindi capisco il voler fare questa sorta di parallelismo, ma sono rimasta comunque turbata. Gatti a parte, mi è piaciuto che la loro storia si intrecciasse con quella di chi lavora effettivamente nel museo. Un po' per vedere che sensazione può dare, no? Lavorare in un posto del genere, a stretto contatto con l'arte che comunque la fa da padrone. In quest'opera ci sono molti riferimenti, vengono mostrati dei dipinti, le statue. E diciamo protagonista anche l'arte stessa che è racchiusa nel museo. E vedere appunto il rapporto fra queste persone, il loro lavoro, ma anche la loro magari passione, l'arte. Io sono molto soddisfatta di questa lettura perché da una parte ci troviamo di fronte a qualcosa di immaginario, dei gatti che parlano, che vivono nel Louvre, che interagiscono in un qualche modo con l'arte. Dall'altra parte seguiamo invece delle vicende di persone umane, alle prese con le difficoltà della vita di tutti i giorni. In più ci sono dei misteri legati appunto al museo e all'arte. Secondo me è stato veramente un bel mix e il tratto dell'autore mi ha stupita. Io di Taiyo Matsumoto ho letto soltanto Sunny, che mi era piaciuto, ma in quell'opera in particolare il tratto magari non è la cosa che ho preferito di più di tutto il fumetto. Qua devo dire che ho apprezzato di più il suo tratto, soprattutto per quanto riguarda le persone e i gatti, un po' meno nella trasposizione dei gatti nella loro versione, diciamo, umanoide. L'altro
altro fumetto di cui vi voglio parlare è Wotakoi, Love is Hard for Otaku di Fujita, edito Planet Manga, al prezzo di 8,90€. Vi avevo già accennato a questo fumetto perché nel video sulle uscite di febbraio vi avevo detto che ero incuriosita tantissimo da questa storia. Già volevo recuperarmi da tempo l'anime che è presente su Prime Video, se siete curiosi. Non avendo però avuto tempo di guardare l'anime, ero curiosa di leggere il manga e devo dire, inizialmente sono rimasta molto spiazzata dal prezzo di questo fumetto perché 8,90€ per un manga, a meno che non si presenti in una veste un po' particolare, mi fa un po' strizzare il cuore, il portafoglio soprattutto, però devo dire che l'edizione non è male, capisco in questo caso il prezzo per questo volume. C'è sicuramente maggiore ricerca e lavorazione a partire dalla copertina, dal titolo, le prime pagine che sono a colori, quindi sì, 8,90€ non è poco per un manga, però in questo caso ci troviamo di fronte a un'edizione sicuramente più curata. Ma bando alle ciance, di che cosa parla Wotakoi? In sostanza vede per protagonisti due ragazzi, una ragazza e un ragazzo, che dopo tanto tempo si rincontrano. Erano amici al tempo delle elementari e delle medie e si ritrovano sul posto di lavoro. È un incontro un po' buffo perché questi due condividevano comunque una passione, tra virgolette, segreta, ovvero quella per i videogiochi, gli anime, i manga, eccetera, eccetera. Sono dei veri e propri otaku. Anche se in questo fumetto l'accezione otaku è più intesa come il nostro nerd. Io quando sento parlare di otaku ho in mente sì un appassionato di anime, manga, videogiochi, ma quasi ossessionato da queste passioni, quindi portate veramente all'estremo. In questo caso invece è una passione, diciamo, genuina. Ma soprattutto la protagonista tende a non rivelare questa sua passione perché in passato è stata anche lasciata dal fidanzato proprio perché è appassionata di anime, manga, videogiochi, cosplay, boys love, eccetera. E quindi quando rincontra questo suo vecchio amico d'infanzia le preme tantissimo mettere subito in chiaro le cose, non dire mai a nessuno che siamo degli otaku, e iniziano a frequentarsi e a condividere appunto le loro passioni. L'ho trovato un fumetto estremamente divertente. La cosa che forse mi ha divertita di più è il continuo riferimento al mondo appunto otaku, quindi alle fiere del fumetto, di cosplay, ai boys love, si citano degli anime, dei manga, quasi tutte cose che conosco, e quindi mi ha fatto sorridere perché è stato un po' come vedere me, magari una mia amica, ma in versione un po' più esaltata. E quindi sotto questo punto di vista è stata una lettura veramente molto molto carina, anche abbastanza breve perché comunque è un volume molto sottile, forse mi aspettavo più pagine, qualcosa in più, però quello che ho letto mi è piaciuto moltissimo. Quindi sì, ho intenzione di continuare anche questo manga. Comunque è una storia di intrattenimento, se siete appassionati, se vi piace il mondo anime manga sicuramente vi farà ridere, è molto simpatica la lettura anche se in realtà non siete molto affini con il linguaggio, tant'è che alla fine del fumetto una cosa che ho apprezzato veramente veramente tanto, c'è una sorta di glossario ben strutturato, cioè proprio spiegato molto molto bene nel dettaglio tutti i vari termini magari tecnici che vengono utilizzati, quindi è una cosa che ho apprezzato molto perché non ti dà solo la definizione di quel termine, ma cerca di spiegarti un pochettino anche la storia. Tant'è che il concetto stesso di otaku che viene inteso in questo fumetto viene raccontato in due pagine alla fine del fumetto, quindi di nuovo c'è comunque molta cura in questa edizione. Oltre a questo c'è un risvolto, diciamo, anche un po' più sentimentale che non è molto presente. Io forse me lo aspettavo più presente, invece questo primo volume si è buttato molto di più sulla fascia dell'intrattenimento, divertimento, della scoperta di questo mondo, della passione, del hobby. Il tratto mi è piaciuto veramente, veramente tanto, lo trovo ben curato, nulla di particolarmente originale. In questo primo volume poi ci sono 4 personaggi, quindi anche la diversità non si può notare più di tanto perché tutto ruota attorno a questi 4 personaggi. Però sono ben distinguibili fra di loro, hanno comunque delle caratteristiche
riconoscibili. Si spazia poi da espressioni molto serie, molto dettagliate, quasi introspettive, a momenti invece un po' più buffi che vengono quasi solo stilizzati. Insomma, io devo dire che sono rimasta veramente molto molto soddisfatta dalla lettura di questo primo volume. Ha soddisfatto appieno quello che mi potevo immaginare e anzi mi ha sorpresa, perché in genere non prediligo molto fumetti che puntano esclusivamente all'intrattenimento e a divertire. In questo caso è stata veramente una bellissima boccata d'aria, qualcosa che mi ha fatto staccare la spina e che mi ha fatto divertire in maniera genuina. Questi erano quindi i miei pensieri sui Gatti del Louvre e What a Koi. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se li avete già letti anche voi, se vi incuriosiscono meno, se avete intenzione di continuarli, insomma fatemi sapere le vostre impressioni. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!